il mio primo film, che era L'uccello dalle piume di cristallo, quello di un attore, un protagonista che si chiamava Tony Usante, che tra l'altro mi doveva molto perché lui è stato preso in camera perché io ho visto un film suo e lo consigliai a un regista che stava per fare un film, gli disse prendilo, che è bravo, per lui è forte. E lui lo prese in effetti e poi lui mi ringraziò per questo e poi io gli proposi il mio nuovo film e lui mi disse con piacere lo faccio. Mi sembrava tutto che andasse tutto meravigliosamente bene e cominciamo il film e lui dalla prima scena, dalla prima inquadratura, della prima scena, del primo giorno ha cominciato a contestarmi perché io ero un debuttante, questo lo devo spiegare. Quando la gente esperta, cioè si trova di fronte a un debuttante, ha molti dubbi su di lui, su come se, ma lo saprà farci, ma saprà rappresentare, ma non mi piace come sta facendo, eccetera. Se lo può permettere, perché appunto lui non ha fatto niente fino a quel momento. E io per questa ragione, tra l'altro, quando i produttori mi proposero, il direttore di fotografia mi proposero dei vecchi nomi, così dice di dare una mano, se ti trovi in difficoltà, non sapevo che io avevo fatto lo storyboard, avevo fatto la shooting list, avevo fatto tutto proprio. Il film ce l'avevo in testa, infatti ho girato in 7 settimane, all'epoca non si girava nessun film in 7 settimane, perché mi veniva molto facile, mi è riuscito proprio, mi è venuto fuori come un vomito dalla bocca, proprio ma fuori tutto quanto. E insomma, cominciai a litigare con questo Tony Usante e ogni inquadratura c'era una vite. Io la mattina quando andavo a lavorare, in macchina, andavo a me l'incubo, dico, madonna, devo rincontrare un'altra volta Tony Usante. Madonna mia. L'avevo voluto tu? L'avevo voluto io perché me lo sono tenuto. Ma poi lui si andicò con tutti, litigava con l'attrice che cui lavorava così, che diceva che era una drogata, dice, questa è una drogata, lo vedi che è drogata, lo vedi che c'ha gli occhi tutti a spillo. E va bene, si è drogato sono cazzi suoi. Tu fai bene la scena, ma va bene, ma no, perché lei è pazza, io vedi che è pazza, giocato. E insomma, diceva con tutti. Dicevo prima che mi proposero dei direttori di fotografia espertissimi per darmi una mano. E allora capii che la cosa era una trappola e presi un direttore di fotografia che era un debuttante praticamente anche lui, che era Vittorio Storaro, che ha fatto 3 Oscar, vabbè, quello lì. Sì, quello lì è diventato il più grande direttore di fotografia del mondo. Però cominciò con me e cominciamo insieme, due debuttanti, quindi lui aveva già i cazzi suoi da guardare, perché era il primo film che faceva, doveva farlo bene, doveva farlo a colori, aveva fatto già più bianco e nero. Doveva farlo bene, doveva impegnarsi, quindi a me non mi dava fastidio, quindi io dicevo come volevo la scena, lui illuminava la scena e la girava. Poi dopo Tony Usante questa cosa andava sempre più grave questo nostro contrasto terribile, così che lui alla fine non ce l'ha fatta più. L'ultimo giorno che stava a Roma, prima di partire per l'America, domani doveva partire, e non ce l'ha fatta più, ho detto adesso devo andare da Dario Argentino, devo spaccare la faccia. E allora riuscì a trovare il mio indirizzo. Quando erano le 9:30 di sera, io sentì, c'era una casa piccola, 2 piani, 3 piani, e lui fece queste scale con i passi pesanti, insieme alla moglie. E quando arrivò davanti alla mia porta, cominciò a bussare, a suonare, a bussare, di dai Argento, dove vedo, dai Argento, bam, bam. Mi dicono male che la porta è blindata. E lui, bam, bam, bam. E pensai una cosa, stavo con mia moglie. Scusa, ma sono le 9:30, sì. Ma noi non potremmo essere al cinema in questo momento? Certo, allora siamo al cinema, quindi zitta, buono, fanno sfogare, lui alla fine se ne è andato a conto me se stanno a cena o al cinema. E fine se n'è andato, poi mi sono vendicato però. Perché quando poi. Hai menato tu? Hai menato tu? No, quasi per menato, cioè lui poi
mi ha telefonato un sacco di volte, cercava di parlare con me, di dirmi come era felice, che il film era così bello, era tanto bene, specialmente in America, lui che andasse bene in America era un sogno, una cosa incredibile. Infatti è stato al primo posto di incasso negli Stati Uniti, cosa che non era mai successo un film italiano e poi non si è venuta più. E lui invece voleva dirmi come era contento, quanto mi voleva bene, quanto era mio amico, quanto, e lo diceva la mia segretaria, che lo diceva, vabbè, non lo guardare. E poi dopo ci fu un American Cinematheque di Los Angeles, più famosa del mondo, ha fatto una retrospettiva di tutti i miei film nel corso di una settimana, non lo so, 8 giorni, e dove c'erano fondi che era fonte. E quindi hanno invitato tutti gli attori di tutti i film, insomma, 2 o 3 attori per ciascun film. Da dovunque del mondo arrivato, da Germania. E io dissi sì, va bene, però l'unica persona che dovete invitare è Tony Musa. Per favore, quello no.